Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Brutte notizie per William e Kate. I duchi di Cambridge, tra i reali più amati del mondo, hanno il cuore devastato. Anche la regina Elisabetta è distrutta, addio principino. Che brutta notizia. William e Kate sconvolti e col cuore distrutto, genitori attenti e premurosi. William e Kate vivono per i loro tre figli, George, Charlotte e Louis. Non è semplice crescere sotto i riflettori e soprattutto essere parte di una delle famiglie più importanti del mondo, quella dei Windsor. William e Kate, la duchessa di Cambridge, che non ha nobili natali, ha incantato tutti, fin dalla sua prima apparizione pubblica accanto al principe William, con la sua dolcezza. I sudditi della nazione inglese l'adorano da sempre e vorrebbero che il prima possibile fosse proprio lei a diventare regina del Regno Unito. Diciamo pure che Camilla non è proprio benvoluta e chi più di Kate potrebbe prendere degnamente le redini dell'Inghilterra proprio come ha fatto e continua a fare la regina Elisabetta. La Middleton e il principe William formano una coppia davvero meravigliosa. Considerati tra i più amati della Royal Family, arrivano per loro però delle notizie che sono davvero strazianti. Persino i sudditi inglesi hanno il cuore spezzato. Ci mancherai principino, scrivono i sudditi. I famosi genitori costretti a dire addio al loro piccolo. Che brutta notizia, ecco che cosa gli è successo. Il triste destino del principino inglese, William e Kate sono devastati, proprio loro costretti a dire addio al loro principino. Stiamo parlando del giovane George di Cambridge. Il primogenito della famosa coppia di reali ha compiuto da poco 8 anni, più precisamente il 22 luglio. Principe George, una data, questa, importante per il giovane di casa Cambridge, che ha raggiunto l'età giusta per dover abbandonare la famiglia. La dolce Kate e il riservato William ne sono consapevoli e purtroppo evitarlo sarà impossibile. Come da tradizione, i membri maschi della Royal Family, intorno agli 8-10 anni, devono lasciare il nido e iniziare a frequentare una scuola preparatoria. Prima di George, anche Harry e William hanno fatto la stessa cosa. Il duca di Cambridge, per esempio, dopo il suo 8° compleanno fu mandato alla Ludgrove School. Lì lo raggiunse anche Harry quando compì 8 anni. Ancora prima di Harry e William, anche il principe Carlo fu inviato dalla regina Elisabetta e dal compianto duca di Edimburgo, il principe Filippo, alla Cheam School, nella contea dell'Hampshire, sempre all'età di 8 anni. Questa volta, nel 2022, potrebbe essere la volta del principino George. Con molta probabilità, anche il primogenito di Cambridge frequenterà la Ludgrove School che si trova nel Berkshire. Mamma Kate ha il cuore spezzato, come farà senza il suo principino? Si mormora a corte che la duchessa abbia intenzione di lasciare Kensington Palace per trasferirsi nel Berkshire in modo da poter vedere, dopo scuola, il suo adorato figlio. Ultimamente Kate, William e George si stanno mostrando più spesso, insieme, in pubblico. Più volte i mass media hanno beccato Kate ad abbracciare George, come se già gli mancasse. Forse Kate sa che dovrà dirgli addio molto presto? Che grande dolore per la famosa mamma che ai suoi figli è così affezionata. I duchi di Cambridge sanno bene che presto potrebbero essere privati dei loro figli e quindi ogni occasione è buona per passare del tempo con loro. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.